che si dà fuoco la mattina presto, la sera tardi quando cala l'umidità. E qua c'è un bosco, caro mio. Siamo ancora in stagione secca. Vogliamo appicciare tutto? Vuoi appicciare tutto? Ma certo, tanto lui, che ce ne frega. A te che te ne frega. Tanto tu questa casa te la sei ritrovata nelle mani così, senza fatica, senza sudarti niente. Uno nasce e si ritrova con sto patrimonio nelle mani, comoda la vita, vero, signorino? Ma come si permette? Pazzo. Ma come mi permetto, eh? Pazzo. Io mi permetto come? Tu puoi essere mio figlio. Ha bevuto, eh? E io? Puzza io d'acqua. Tuo padre. State fermi. Non mi tocchi. Tuo padre è qua. Qua. Ci ha fatto da padrone, ci ha fatto. Tutti i suoi porci comodi ci ha fatto. Non parli di mio padre. Parli di mio padre. Con nessuna donna. Sono parole sue. Con nessuna donna ha mai scopato così bene come ha scopato con me. Zitta. Io non lo ricattavo. Io non lo ricattavo, non ricattavo a nessuno. Mi lasci. Perché lo amavo. Io lo amavo. Io lo amavo. E lo amo ancora, aspetta! Però la lettera c'è. La lettera c'è, la lettera esiste. Tutta la vita. Tutta la vita mia attaccata a sta lettera! E ma lo sai io che ci faccio con sta lettera? Eh? Ecco, a che serve sta lettera? Ti sei chiesto perché il professore Forlini poteva lasciare tutto questo casamento alla vedova del suo migliore amico? Perché siamo stati amati? Come risarcimento delle scopate fatte, no? No, tuo padre ha lasciato questa casa ai figli. Sì, hai capito benissimo. Ai figli, Giovanni e Angela. Io per loro non ho chiesto che li riconoscesse. Non ho chiesto la legittimazione, mi bastava la casa. Solo quello! Pozzata! Vedeva! Ci vedeva tutto cosa! Gli era fatto su scufoso lordo, un grasciato, un zevato, vedeva tutto, ci vedevano tutto cose scalzate del signore, ci vedeva magari ufe! Io era tutto chino di pila, che pareva un lupo mannaro che appena arrivavo, magari mi spagnava! Afficcato con mia piccigliona! Piccigliona afficcato con mia! Ah, no, male sarei stato più gentile e più pulito! Ma va lordato, scalzate le signore, tutta la casa! A mia casa scalzate le signore, a mia abbrassata! Ehi, c'è una pausa! Solo per cagare qua fuori, qua! Che ogni pezzo di strunzo, scalzate le signore, che vengono un cieco! Che dello feto se ne fuori, i pedi andini si scaldavano, si spagnavano, se ne fuori, si schiaffiare! E qui! Si schiaffiare, magari! Gentilissima signora, vi ringraziamo, noi ce ne andiamo. Vola come una cagnaccia con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata. Ella si scolpava i loro figlioli e i loro mariti in un batter d'occhio con le sue labbra rosse e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da Satanasso fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Aveva un seno fermo e vigoroso, da bruna, eppure non era più giovane. Era pallida, come se avesse addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, delle labbra fresche e rosse che vi mangiavano, e al villaggio lo chiamavano la lupa perché non era giammai sazia di nulla. Voglio parlare con compare Nanni. Non ce n'è confessori per le madri come me. Ti pare che non lo sappia? Le madri come me andrebbero bruciate vive, dovrebbero mangiarseli i cani, le madri come me. Eppure tu, che mi tieni all'inferno, legata ai capelli come una pazza, tu, lo sai benissimo quanto ti voglio bene, tu, che sappi, i vini, che ci posso fare? Farò meno su lui, con te sento paradiso, ma sei tu paradiso, non chiodo dove corri, ma non ci sei tu, ma dove ci metti chiodo? I chiodo è un ferro, ma che sto è un ferro, non ami la zia, ma perché? Perché voglio finirla, una volta per sempre, io voglio
voglio uscire da questo inferno! Perché, ministro? I miei bei vesti sono cristiana, anch'io. Voi! Voi! Maledetta! Non mi strappate il vestito della festa! Me la darò io la festa, ora stessa! No, se ti bastasse l'animo, no! Non ti basta l'animo, no! Tu se vuoi solo fare impazzire gli altri, ma toglierli dalle pene con un colpo solo, no! Non ti basta l'animo! Maledetta tutta quanta! E il diavolo!